Osserviamo come durante la stagione tardo primaverile, all'inizio della stagione estiva, nelle zone, nei boschi caldi, termofili di castagno, ove sia presente qualche piccolo rigagno, no? E ci siano delle buone condizioni di umidità, Boletus aestivalis o Boletus reticulatus, quindi il porcino piovante di queste condizioni, può svilupparsi anche con degli stipiti piuttosto allungati o prolungati. Questa particolare fruttificazione è il segnale che ci sono delle ottime condizioni di umidità nell'aria e quindi permette al nostro fungo di svilupparsi quasi con una importante lunghezza dello stipite a scapito della dimensione del cappello. Qui vediamo poi le classiche areolature e screpolature della specie Boletus aestivalis o reticulatus, in questo caso evidenti per via sia delle temperature poi calde che raggiungono le tarde ore della giornata, sia anche comunque per l'irradiazione solare che può colpire questo tipo di sottobosco. Giriamo ancora un pochino lentamente intorno a questa pianta e osserviamo come solitamente, in particolare nella stagione primaverile ed inizio estivo, quando troviamo un esemplare di Boletus aestivalis intorno a un albero, è bene girarci con attenzione intorno, perché lo stipite allungato è segnale, come abbiamo detto, di buone condizioni di umidità e, come notiamo, risalendo tutto intorno a questa pianta, scoviamo anche degli esemplari piuttosto adulti e maturi. Questo ci mette in evidenza il fatto che questo esemplare sia già stato intaccato dalle larve di ditteri per la presenza di piccoli forellini sulla superficie del cappello. Continuiamo ad osservare intorno alla nostra pianta e a scoprire come questi porcini dallo stipite allungato siano delle vere e proprie sentinelle durante il periodo tardo primaverile ed estivo. Le nascite e le fruttificazioni di questi esemplari solitamente durano pochi giorni, da 2 a 5-6 giorni, in relazione alle condizioni di umidità presenti nel sottobosco. Troppa pioggia li rallenterebbe o addirittura vanificherebbe la loro buttata, troppo calore ne rallenterebbe anche lo sviluppo e la crescita. Qui osserviamo ancora due giovani esemplari, giovanissimi, freschi, provenienti di mattinata, con lo stipite già allungato per via delle condizioni di umidità esistenti in questo bosco in questi giorni.